Alla luce di quanto sta accadendo in Afghanistan, ANCI ha aperto la via dell'accoglienza. Anche Firenze come città è in prima linea. L'impegno di Firenze di accogliere donne e profughi dall'emergenza umanitaria dell'Afghanistan c'è, è forte. Io sono già in contatto con alcune autorità politiche nazionali e internazionali, anche perché qui siamo di fronte ad una crisi umanitaria. E la politica di fronte ad un'emergenza del genere non dovrebbe dividersi, ma dovrebbe essere unita, come hanno dimostrato i sindaci. Tutti i sindaci, senza distinzione di colore politico, si sono messi a disposizione. Non dimentichiamo che se l'Afghanistan è in queste condizioni è responsabilità anche nostra, delle nostre istituzioni occidentali. Tra pochi giorni, purtroppo, ci sarà la ricorrenza dei 20 anni dell'attacco alle Torri Gemelle. Dopo quell'attacco, nel settembre 2001, 11 settembre, ci fu la guerra in Afghanistan, noi abbiamo perso vite umane, l'Italia ha perso 54 soldati, 54 militari. Tutto questo per che cosa? Perché questa sconfitta è una sconfitta cosciente per tutti noi, cioè a cosa sono valse queste vite umane di militari che noi abbiamo mandato per riportare la pace in Afghanistan se poi li abbiamo abbandonati a se stessi? Ecco, di fronte a questo un minimo di dignità sarebbe opportuna, e questa dignità ci deve portare a dire intanto apriamo con l'accoglienza a quelle donne, quei profughi che scappano da morte sicura, perché qui non siamo di fronte alla questione dei migranti economici. Quindi anche quei partiti, quella destra politica che in modo molto cinico dice che non dobbiamo accogliere queste persone che scappano da morte sicura, francamente mi sembra davvero inappropriata, inopportuna e anche, diciamo, incoerente con le nostre responsabilità.